Incredibile ma vero, al via del tappone il Tour de Suisse 85 conosce già il suo vincitore e il Covid. Emerso già ieri quando, tra gli altri, aveva mandato a casa anche Adam Yates, quest'oggi irrompe sulla scena. Tra diretti toccati, alcuni anche da altri malanni e precauzioni varie, una trentina di corridori non al via. Anche il capo classificato Vlasov, anche lo svizzero Hirschi, anche sette italiani. Classifica dunque riscritta in extremis e in nuova maglia gialla di leader, o maglia oro, parte il danese Fuglsang con un secondo su Geraint Thomas, 8 sul danese Kron. Pozzovivo, primo degli italiani, diventato undicesimo a 1.07. Prende presto forma e si consolida, perché nessuno impensierisce gli uomini di classifica una fuga di 11 corridori. Quinn Simmons transita primo sulla vetta con V maiuscola di questa edizione Nuffenen Pass, quota oltre 2.400 metri. A questo punto Simmons ha vinto pressoché matematicamente la classifica riservata agli scalatori. Avvicinamento tranquillo per il gruppo, per gli uomini di testa alla lunga ascesa conclusiva. Sono in 11 davanti e ci sono anche due italiani, Andrea Pasqualone della Intermarché e il bergamasco Fausto Masnada della Quick Step. C'è naturalmente Quinn Simmons, c'è anche Michael Matthews che è il primo a staccarsi quando comincia la lunga ascesa finale di poco meno di 20 km. La selezione davanti è logica, naturale, chi ne ha resta davanti ed emergono in tre, sembrano emergere in tre: Fausto Masnada, Quinn Simmons e il tedesco Nico Denz, mentre il gruppo controlla e sulle prime rampe non succede nulla. Masnada è scatenato, comincia ad attaccare già gli 11 dalla conclusione e gli resiste a fatica soltanto il tedesco Denz, mentre perde una trentina di secondi Simmons e poco più dietro inseguono anche Sean Poussin e José Herrada. Fiammatina ai meno 4 dal traguardo nel gruppo dei big, ma Fuglsang ha chiuso subito su Schachmann e gli Ineos hanno chiuso su Fuglsang. Si marcano anche troppo, Masnada e Denz consentono di rientrare a Sean Poussin e Herrada, che hanno sopravanzato Quinn Simmons. Masnada capisce che in un'eventuale volata ristretta sarebbe probabilmente il più lento e continua, riprova a rilanciare, poi però altro rallentamento, marcamento tra i quattro davanti, consentono in extremis di rientrare a Quinn Simmons che prova a sorprenderli. Masnada si è staccato, chiuderà quinto e servirà invece il photo finish su questo strano arrivo in curva per stabilire che a vincere è stato di pochissimo Nico Denz della DSM, il 27esimo diverso corridore tedesco della storia da dare assegno al Tour de Suisse per la prima volta in carriera. È chiaro, terza vittoria per lui in carriera. Il gruppo dei big con Geraint Thomas che prova in extremis a staccare di almeno un secondo Fuglsang in classifica, quel secondo che li divide, non ci riesce. Con lo stesso tempo di Thomas sono in tutto in 6 e chiude questo sestetto un brillante Domenico Pozzovivo, per loro ritardo di 2.14. Esulta Nico Denz in classifica, Jakob Fuglsang a un secondo su Geraint Thomas che potrebbe avere dalla sua la crono finale per tentare la rimonta vincente. Terzo è il colombiano Higuita a 10 secondi, il beniamino di casa Stefan Kung che anche lui ha dalla sua la crono, quest'oggi come previsto ha perso qualcosa, è settimo a 49 secondi. Domenico Pozzovivo rispetto a ieri ha guadagnato 5 posizioni, adesso è dentro la top 10, nono a 1 minuto e 7 secondi, e Domenico può sicuramente nella prossima tappa difendere la posizione e addirittura consolidarla, perché è l'ultimo arrivo in quota di questa edizione, anche ultima tappa in linea prima della crono conclusiva in Liechtenstein. Già nel Ducato saremo con il duro arrivo di Malbun, l'ascesa conclusiva di 12,8 km all'8,4%, per cui è pure più dura di quella appena scalata a Mosalp.